custodite a Roma e ad Albano Laziale, le reliquie di San Gaspare del Bufalo sono giunte a Campagna, presso la parrocchia dedicata a Santa Maria la Nova, per il felice ricordo dell'anniversario di sacerdozio di Don Marcello Stanzione, dell'anno giubilare della misericordia, testimonianze di fede e di amore sulla scia del Cristo. Vivere la propria vocazione come presbitero. 25 anni fa il grande momento in cui ontologicamente lei è stato trasformato in Cristo. Oggi, dopo 25 anni, cosa prova? Innanzitutto io ricordo oggi, 14 novembre 2015, non solamente 25 anni di ordinazione sacerdotale. Avvenne il 14 novembre del 90 a Salerno, alla parrocchia di San Domenico, il vescovo che mi ordinò presbitero, Monsignor Guerino Grimaldi, ma ricordo anche 25 anni di sacerdozio come parroco qui a Santa Maria la Nuova a Campagna. Quindi, come dire, il mio sacerdozio poi si è esplicato nel ministero parrocchiale in mezzo alle persone nel comune di Campagna. Uso più il termine ricordo memoriale. Festa non tanto perché festa ricorda un po' qualche cosa di trionfalistico che nella mia vita sacerdotale è poco presente. Oserei dire che quasi ogni giorno di questi 25 anni ho fatto l'esperienza del servo sofferente di Yahweh, nel senso che ho dovuto faticare per essere un umile operaio nella vigna di Dio. 25 anni di sacerdozio e di ministero parrocchiale, quindi ho cercato in qualche modo di annunciare la parola di Dio, di diffondere la spiritualità cattolica degli angeli, dei santi, delle anime del purgatorio. A questo riguardo ho fatto oltre 150 libri perché faceva parte un po' della mia missione sacerdotale, diffondere la spiritualità non solamente a Campagna ma nel miglior largo raggio possibile. E come dire, questi 25 anni sono stati di grande fatica e sono molto grato innanzitutto alla mia famiglia naturale, mio padre che è morto qui 20 anni fa, mia mamma soprattutto, mia sorella che hanno faticato con me e tanti miei dispiaceri sono stati anche i loro dispiaceri. Ecco, non sono stato un isolato, sono stato inserito nella comunità diocesana, per cui un ringraziamento a tutti i vescovi che in qualche modo mi hanno sostenuto, hanno pregato, mi hanno appoggiato, tantissimi sacerdoti che mi hanno dato il buon esempio e mi hanno dato tanti consigli e sono inserito da 25 anni in questa comunità parrocchiale, quindi un ringraziamento a tante persone che hanno lavorato, hanno faticato per diffondere il regno di Dio qui a Campagna, i diaconi, i vari ministri, le catechiste, ma tantissime persone umili e semplici con le quali, tante sono anche morte, con le quali abbiamo sperimentato la bellezza della fede cristiana. Possiamo dire che lo sguardo misericordioso di Dio si è posato su di noi? Certamente, perché poi in questi 25 anni di sacerdozio ovviamente non sono mancate anche delle debolezze, dei peccati miei, tante volte anche lo zelo, la gratuità, come dire, è venuto un po' meno per la stanchezza. Non sono mancate le amarezze per gli insuccessi pastorali o anche per le cattiverie ricevute. Questo è un destino di tutti i sacerdoti, di tutti i parroci, ma di ogni cristiano. Per cui ho avuto anche momenti brutti, molti momenti brutti. Però la misericordia di Dio, come dire, una bella confessione, una bella adorazione eucaristica, il Signore ha mandato i suoi angeli e mi sono risollevato. Devo dire che dopo ogni momento brutto, il Signore mi ha fatto rinascere più forte di prima. Ecco, oggi e non solo da oggi, una missione popolare qui a Campagna con i missionari del preziosissimo sangue, insomma l'ombra della santità di San Gaspare del Bufalo. Io sono molto devoto di San Gaspare del Bufalo, soprattutto cerco di diffondere la coroncina al preziosissimo sangue. Però quello che sta avvenendo in piccolo in questi 3 giorni, devo dire che io ho sempre cercato di farlo in 25 anni. In 25 anni ho fatto decine e decine di missioni popolari, portando le reliquie di tanti santi.
Ecco, questa volta è capitata alla reliquia di San Gaspare del Bufalo, gli occhi del santo. Ma in 25 anni la missione mia è stata appunto quella di diffondere l'amore al Signore, l'amore alla Madonna, l'amore agli angeli, l'amore ai santi. L'Eucaristia, culmen e fons della Chiesa. Di qui si irradia su questo territorio la benedizione, la preghiera, la presenza di Cristo in Santa Maria la Nova. È nata questa cappellina circa 4 mesi fa e possiamo dire che è qui il cuore pulsante di questa parrocchia. Semina la gioia nel giardino di tuo fratello, la vedrai fiorire nel tuo. Ed è proprio quello che fa Don Marcello Stanzione da 25 anni qui nella parrocchia di Santa Maria la Nova. E nel luglio 2015 qui è fiorita la Cappella dell'Adorazione Perpetua. Come La avete parrocchia potuto. di Santa Maria la Nova ha tre luoghi di culto: la chiesa parrocchiale, la cappella del cimitero e questa cappella di Sant'Antonio, dove c'è l'adorazione perpetua. Significa che giorno e notte le persone si danno il cambio per adorare Gesù e Eucaristia. Abbiamo circa 300 persone che sia di notte che di giorno vengono qui a pregare. Io stesso con mia mamma mi sono segnato il venerdì notte dalle 2 alle 4 di notte. È un po' il cuore pulsante della comunità, perché se non c'è la preghiera, poi la vita cristiana non può fiorire e soprattutto non si possono, come dire, combattere tante tentazioni e vivere anche una vita morale coerente con la nostra fede. Ecco, la preghiera si può esplicitare in molti modi. Qual è l'importanza dell'adorazione eucaristica? Ecco, innanzitutto c'è un contatto diretto tra il fedele e Gesù e Eucaristia. Tante volte le persone guardano al comportamento del prete o dei ministri e questo tante volte è comodo perché si dice il prete ha quel difetto, ha quel modo di fare che a me non piace. Ma la religione non è il prete, la religione è Gesù Cristo, è avere un contatto diretto con il Signore. Certamente il sacerdote è necessario per celebrare la messa, per le confessioni, per amministrare i sacramenti, ma voglio dire, noi abbiamo bisogno di un contatto diretto con Gesù e quindi nessuno in questo caso può trovare giustificazioni, può dire il prete si comporta male, perciò non vado in chiesa. Tu devi guardare Gesù che ti dà la luce, la forza e la gioia di andare avanti nella tua fede.